stati appurati casi immediati nell'uso di queste armi, però come ha detto lei in conferenza stampa, la 'ndrangheta è sempre pronta alla guerra. La 'ndrangheta è in assetto di guerra. Questa è una costante, voglio dire, che emerge non dall'indagine, diciamo, che abbiamo illustrato oggi, ma da numerose acquisizioni ormai anche note, peraltro vuol dire approfondite in sede processuale. È un'operazione importante perché vi rassegno un dato che probabilmente, diciamo, è più difficile cogliere se non si è lavorato su un determinato fronte. Normalmente si arriva a ricostruire condotte connesse al traffico di armi da indagini che riguardano altri profili. Quindi spesso e volentieri si arriva poi alla contestazione del reato specifico, ma l'oggetto dell'investigazione non è quello. Questo, diciamo, nell'indagine di cui abbiamo parlato oggi, di cui stiamo parlando, non è avvenuto. Non è avvenuto, secondo me, per merito del metodo, nel senso che sono anni che la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria valorizza fino in fondo tutto quello che le investigazioni rassegnano. Ecco perché ho voluto richiamare il fatto che l'indagine odierna, quindi Arma Cunctis, nasce da un procedimento del 2011 che è stato già ampiamente valorizzato su altri fronti, quindi da falsa politica, da bene recupero, bene comune, da trash, che ovviamente riguardano altri temi. Questo significa che quando l'investigazione è completa e l'investigazione soprattutto non trascura aspetti apparentemente minori, l'investigazione consente di raggiungere risultati anche specifici sul traffico di armi. Questo lo ricavate proprio dalla contestazione del capo B, in cui viene inserita un'ipotesi di 416, quindi non 416 bis, 416 del codice penale aggravato all'articolo 7, proprio perché, voi lo sapete, in questa fase le contestazioni sono fluide e soprattutto, voglio dire, devono essere modellate a quelle che sono le acquisizioni su cui già ci sono risposte complete. Ecco perché organismo di servizio, proprio perché ci sono altre tematiche da approfondire, come abbiamo detto prima, anche i riferimenti al canale maltese, che non è ovviamente da trascurare, non perché si parla di Malta, ma perché si parla di relazioni con l'estero che ovviamente in relazione al traffico di armi assumono certamente un grande spessore, proprio perché sappiamo che l'Andrangheta interloquisce con altri territori e soprattutto sappiamo che in quei territori va a replicare il suo modello operativo, quindi non è detto che parlando di estero non si stia parlando sempre di 'ndrangheta. Ma lo vogliamo capire nello specifico e soprattutto non vogliamo anticipare conclusioni che devono invece essere ancorate a dati concreti. Ecco qual è l'importanza del riferimento al metodo, proprio perché dall'operazione di oggi e quindi dall'esecuzione dell'ordinanza noi avremo la possibilità di cogliere altri segnali che ovviamente cercheremo di completare poi in sede processuale. Grazie. Grazie.